Buongiorno, eccomi qua oggi in versione un po' casalinga. Mi sono accorta che sono anche un po' sbrodolata. E sono in realtà velocemente scesa nel mio laboratorio per terminare un'operazione di ieri. Ho in mano un, come si chiama? Un pestello. Questo è il pestello, questo è il, non mi ricordo più, di legno. E, si può usare anche, ne ho uno su in pietra, quello che preferite. Ho fatto ieri delle erbe aromatiche in essiccatoio. Cerco di provarmi, eccolo qua. Qui ci sono le mie erbe aromatiche. In realtà non è un prodotto di qualità eccellente, però per gli usi casalinghi diciamo che può essere utile. E ieri ho quindi raccolto le erbe, le ho lavate, poi vi spiegherò il procedimento, ve lo leggo il file. E adesso, dopo praticamente 10 ore di essiccazione, sono a togliere tutti quelli che sono i rametti. Mantengo solamente l'erba aromatica. In questo caso era proprio misto perché c'era dentro salvia, menta, prezzemolo, timo, rosmarino, quindi un po' di erbette, origano anche se non l'ho detto. E adesso vado praticamente. Allora, se sono molto essiccate è semplice. Sbriciolarle con le mani è la cosa migliore. Preferiamo evitare magari il coltello, ma sono veramente semplicissime da fare. E dopo cosa ne farò? Semplicemente posso tenerli da parte per insaporire le preparazioni, oppure a me piace fare normalmente un sale aromatizzato, quindi utilizzo del sale grosso, lo aggiungo e verrà poi messo nel macina tutto in modo che al momento in cui devo salare, mi escono sia le essenze sia la quantità di sale, che tra l'altro rimane minore rispetto a quella che sarebbe normalmente. In questo modo ho più sapore nella preparazione, ma minor quantità di sodio. E tutto qua. Mi piace ogni tanto fare questo tipo di operazione, è carino soprattutto quando abbiamo erbe in abbondanza perché possiamo garantire un fresco sapore per tutto il periodo, anche quando magari non abbiamo l'orto a disposizione. È una pratica velocissima, non è obbligatorio utilizzare l'essiccatore, come vi posterò sotto vedrete che sarà necessario semplicemente o esporle al sole nel periodo estivo oppure eventualmente usare anche il forno a una temperatura tra i 40 e i 60 gradi. Certo, il fatto di doverli tenere per molto tempo potrebbe essere un costo magari non utile, però se delle volte stiamo preparando qualcosa e poi lasciamo il forno spento dopo che l'abbiamo utilizzato, magari a 30-40 gradi per qualche ora e più, è già la possibilità di farlo. Altrimenti, chi dovesse avere una stufa, proprio quelle che erano le stufe della cucina dei tempi delle nonne, si possono mettere sopra un telo e praticamente, appunto, ecco, queste sono foglioline intere, le lascio così, poi le spezzetto. Col mortaio, adesso è venuto in mente. Ok, purtroppo queste parole ogni tanto ci sono, ogni tanto se ne vanno, poi tornano. Una cosa strana in effetti è pensare che, cioè non è che non le sai, però boh, non ti vengono in mente. Poi a un certo punto, oh, ecco cosa volevo dire prima. I famosi cassettini che dice, com'è che è, Gerry Scotti, c'è cioè il presentatore che nei giochi diceva sempre, quel famoso cassettino che poi se lo apriamo. Ok, quasi terminato, non ne ho fatte moltissime questa prova perché era un lavoro che ho voluto far fare anche ai ragazzi a scuola per capire un pochino, per conoscere le erbe aromatiche e per come eventualmente conservarle. Abbiamo anche provato a trapiantare qualche piantina per organizzare un piccolo orto di erbe aromatiche, anche perché devo dire la verità che acquistarle fresche costa un'esagerazione in proporzione a quello che è poi l'utilizzo e soprattutto il rischio di spreco, perché magari ne servono poche foglioline, compri il mazzetto e poi non riesci a conservarlo e quindi conoscere anche il modo in cui conservarlo può essere utile. Ah, ecco, adesso mi viene in mente perché è nata tutta questa storia? Perché l'altro giorno una signora giustamente mi ha fatto una richiesta, le è stato regalato un bellissimo mazzetto di erbe aromatiche e dice però non so cosa farne perché è veramente abbondante e non è che non so cosa farne, so cosa farne, ma non vorrei che andasse a male prima che finisco di utilizzarlo. Allora, qual è il modo migliore per conservarlo?
Allora, da questa è nata la volontà di provare a fare questa prova, che in realtà altre volte l'ho già fatto, ma con i ragazzi, e appunto è venuto fuori anche un'altra soluzione. Possiamo mettere anche le erbe aromatiche fresche in un contenitore, in un barattolino, con dell'olio, possibilmente dell'olio di buona qualità, e lasciarli macerare e fare appunto dell'olio aromatico. In questo modo non sarà necessario avere l'erba fresca sempre, ma possiamo appunto, utilizzando dell'olio, dare anche questa fragranza. Si possono fare diversi tipi di olio, l'importante è conservarli al buio e ben chiusi, chiaramente. Ecco qua, ho finito le mie tre vaschette. Raccogliamo un pochino anche queste che sono cadute fuori. Perfetto. E così adesso semplicemente con il mio pestello vado a ridurre in poltiglia. La cosa importantissima, proprio veramente l'unica cosa di cui fare attenzione, è che si ritirino in un contenitore ermetico e non prendano aria, soprattutto acqua, umidità, perché altrimenti naturalmente si formano muffe e quant'altro. La percentuale di sale che aggiungo non sarà moltissima. E il fatto di usare il sale grosso è proprio perché in questo modo viene sbriciolato insieme alle erbe. Adesso non me ne prendete male, ma è un po' quello che comprate come l'ariosto, è che loro lo fanno in quantità abbondante, lo fanno con dei macchinari e io lo sto facendo a mano. Perfetto, sentite, cioè voi no, sentite io sì, un'essenza, un sprigionamento di profumi incredibile. Ecco qua, adesso vi faccio vedere il lavoro finito. E così un barattolino di erbe è pronto. Potete tenerlo per voi, potete regalarlo, potete usarlo sugli arrosti, anche nelle insalate. Per fine preparazione delle insalate, un pizzichino di questo sale per condire. Oppure l'olio aromatizzato, come abbiamo detto prima. Pensate di fare magari un olio aromatizzato al basilico o all'origano e poi magari metterlo su una bella caprese. Semplice, veloce. Ecco qua. Se non è completamente sbriciolato, non ha importanza perché poi il macinino lo grattugia lo stesso. Oppure se volete invece realizzarlo per mettere nei vasetti e basta, eccolo qua. Io adesso lo travaso nel vasetto, tra poco. Ecco qua, vasetti rigorosamente recuperati e una dimensione discreta che può permettere questo utilizzo, nel senso che una volta aperto si utilizza. E non è necessario acquistare il prodotto sempre. Io ho fatto una richiesta un giorno su Facebook del mio gruppo di paese. Ho fatto cerco vasetti di queste dimensioni. Se qualcuno li vuole buttare, me li può portare. E poi niente, li ho messi in lavastoviglie, li ho lavati tutti, ne ho recuperati una saccata e adesso ce li ho a disposizione. Un'altra cosa che volevo dire, non me lo ricordo più. Ah, ok. Potete fare anche il passaggio di metterli a bagno, togliere l'etichetta, quindi farli più bellini, oppure tenere l'etichetta così se non vi interessa, o addirittura ancora appiccicare un'etichetta sopra vostra con l'etichetta di quello che state mettendo dentro. Io di solito li pulisco. In questo procedimento questa volta non l'ho fatto, perdonatemi. E vado a invasare. Cucchiaio, l'importante è anche qua lavarli bene in lavastoviglie e poi attendere che siano ben asciutti. Parlando un attimo dell'essiccatore, vi volevo dire ancora una cosa. Ecco, mezzo vasetto ne è venuto fuori, non è una quantità esagerata. Volevo dirvi ancora una cosa. Io ho acquistato questo prodotto qualche anno fa, 2 o 3 anni fa. È un prodotto non di qualità eccellente. Era tra l'altro in un'offerta di un negozio che stava chiudendo, l'ho pagato forse 40 euro, forse 35-40 euro.
E non è chiaramente un materiale, uno strumento obbligatorio da avere in casa. Vista la spesa e visto l'utilizzo che ne potevo fare, l'ho ritenuto utile per me. Ci sono altri essiccatori, vabbè, questo comunque arriva fino a 70 gradi. Ci sono altri essiccatori che sono anche forse più pratici perché sono a vaschetta rettangolare, questo è circolare, e comunque ha 5 ripiani, quindi direi una buona capienza. E quello che dicevo di formato rettangolare di solito è un pochino più professionale, e, però varia anche il costo, si parla anche di 250-350 euro. Io non ho ritenuto utile per me questo tipo di prodotto. E quello che è importante sia con uno che con l'altro è la temperatura con cui si essica, perché è vero che se alzo la temperatura faccio più veloce, è ok, però se devo fare ad esempio delle meringhe che non ho voglia di far asciugare all'aria aperta perché rimangono sempre umide e le voglio mettere nell'essiccatore, 70 gradi mi va bene. Però in realtà per le erbe aromatiche, per tutti i prodotti che noi andiamo a essiccare, la cosa migliore sarebbe non superare i 45 gradi. Non superando i 45-50 gradi permettiamo anche al nutriente di rimanere all'interno del nostro prodotto senza alterarsi. E qui quindi preserviamo sia il prodotto fresco, genuino, ma anche con tutte le proprie proprietà. Eliminiamo solo quella che è l'acqua. Se invece andiamo ad alzare le temperature, purtroppo il calore, le famose sostanze termolabili, vanno un po' ad alterarsi e quindi le andiamo a perdere, non è che ci facciamo un gran guadagno. È come se io poi andassi a prendere il rametto di rosmarino e metto questo nell'arrosto. Sì, ok, è il rametto di rosmarino, però forse non c'è più il rosmarino, ok? Un'altra cosa, e cosa facciamo con questi secondo voi? Chi mi saprebbe rispondere? Piacerebbe ogni tanto che qualcuno mi rispondesse. E possiamo farci degli incensi, legarlo, fare un mazzettino e bruciarlo in un piccolo contenitore di ceramica in modo che non si prenda fuoco la casa e risprigionerà sicuramente dei buonissimi odori. E basta, tutto qua. Oppure possiamo metterli nel camino, se qualcuno ha il camino, ok? Se proprio proprio non abbiamo niente, li buttiamo nel giardino o ancora nell'umido, dove volete, nel compost, tanto niente di che. Ok? Per oggi quindi vi saluto, vi auguro di poter fare questa operazione. Non è complicato, eh? Volete farlo con quelli del supermercato? E comprate quelli del supermercato, poi li mettete a essiccare e vedete, fate la prova anche voi. Ok? Ci vediamo. Fatemi sapere se provate a fare questa cosa e sicuramente seguitemi nella prossima puntata. Ciao!